Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a Terra Flora per completare tutto quanto. Non possiamo completare Crepuscolo perché mi ha dato una missione doppione. Io non lo so. Cioè, dai. Non so manco come risolverla sta cosa. Andiamo su Terra Flora. Sconfiggiamo Kamek, perché dobbiamo sconfiggere Kamek. E ovviamente le altre missioni secondarie, anche se in teoria ci manca soltanto quella. Non vedo l'ora di finire questo gioco. Mamma mia. Oh. Dovrò fare un altro salvataggio in cui dovrò riniziare la storia e tutto quanto. Che bellezza. Allora, dov'è Kamek? Dimmi, dov'è? Qui dentro. Kamek. Vai. Ci abbiamo 28 spark. E quindi possiamo partire. Meno male che qui almeno potremo suffluire della skin bellissima. Invece no. Su Crepuscolo gli stavo troppo antipatico. E quindi no. Ma perché fargliela fare? Giusto, vero? Allora, non mi ricordo dove è Kamek. Però... quindi, mettiamo il pallino. E devo andare da questa parte. No, no mio caro. Tu non mi sfuggirai. Ovviamente devo prendere tutte le memorie e tutto quanto. A proposito, lo stato di avanzamento. Esatto. Ci mancano... la prima e la seconda. E molto probabilmente sono quelle che... vediamo un attimo. Sì, sono quelle che si acquistano da Bottegaio. A proposito, ce l'abbiamo qui Bottegaio, quindi perché non sfruttarlo a dovere? No, mi sbagliavo, scusatemi, si può sbagliare nella vita. Quindi devo... quanto odio questo gioco. Detto ciò, dov'è Kamek? Ok, trovata la strada finalmente, mamma mia. Ah. Quanto è difficile. E adesso sbarazziamoci di Kamek gigante. Ok. Sconfiggi il Kamek gigante. E lo farò, fidatevi. Allora, molto probabilmente ci dobbiamo adattare. Quindi, let's go. Sì. Uno dei personaggi più odiosi della storia di Mario, dobbiamo sconfiggerlo. Ma che benessere! Quindi se non l'avete già fatto, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie e le prossime che arriveranno proprio su questo canale, con tutti i trucchi e i segreti. Quindi, Kamek gigante, che... a cosa sei intollerante? Ok, abbiamo la solita strategia. Sì, utilizzerò la stessa squadra. Ok, basta adesso. Si inizia. Ok, ci abbiamo un sacco di personaggi. Ok, allora, Age, tu potresti innanzitutto tipo mandare un artiglio boss verso Kamek, così da distrarlo. Quindi attiviamo questo qui. Poi, mio caro Mario, vuoi attivare cortesemente anche tu la nostra alleata, grazie allo Spark, vitamina Spark, quindi perfetto. È perfetto, dai. Ora Age non può fare nulla, manca solamente coso. Quindi facciamo così, attiviamo questo 1
E 1, 2. E let's go. Ok, perfetto. Possiamo ritornare indietro, cercando di non farci colpire. Mi raccomando, una cosa molto importante è non farci colpire. Detto ciò, ma sapete che c'è? Scavalca magari. Grazie. Devo cercare di andare più lontano possibile, quindi posso muovermi ancora con Mario? Va, strano. Certe volte non riesco a capire perché si può ancora muovere Mario o altri suoi alleati, comunque sia. Non mi conviene andare lì, sapete? Sì, non mi conviene, quindi resto qui. Le strategie quanto sono difficili da fare. Mamma mia. Quindi attacco vampiro, vampiresco, anzi. E poi vai verso Kamek. Grazie. Let's go. Ok. Perfetto, ora non ci resta che mandare gli avversari. Non ci provare, Kamek. Non ci provare. Bravo, bravo. Altri Goomba no, magari, però apprezzo il tuo tentativo. Apprezzo il tuo tentativo. Mamma mia, quanto lagga. Non ci provare nemmeno tu. Ok, Kamek è abbastanza fastidioso. Abbiamo capito. Potenzia i suoi nemici. E questa. Ah, cosa a me non piace. Per nulla. E vabbè. E vabbè. Ok. Va bene. Quindi, fatto ciò. Mamma mia. Eiji può fare la strage qui. Ok, perfetto. Scusatemi, ma a una certa. Sì. Vai. Let's go. Energia Spark più uno. Perfetto. Molto perfetto. Quindi io direi saltiamo. Facciamo così. Verso Kamek. 1, 2. Perfetto. In più mi muovo qua. E in più, sì, lo becco. Quindi let's go. Ora l'unica cosa da fare è eliminare tutti questi. Quindi let's go. Qualcun altro? Poi fare così. E fare così. Magari allontaniamoci per bene. Ok, perfetto. Quindi sì, per forza. Ma poi mi dovrei avvicinare. Quindi un'altra scivolata, perché possiamo. E se noi possiamo, ci va solamente che bene. Quindi let's go. Inoltre attiviamo il fattore del coso, della lama furiosa. Perfetto. Ora, mio caro Luigi, tu torna indietro. Non t'azzardare nemmeno, come si suol dire. Ma perché non lo pio? Ah, questo è male. Questo è molto male. Vai, dimmi che lo prendo. Sì. Perfetto. Quindi, oh,
Oh. Oh. Perfetto. Stavo a dire. Ok. E poi questo. E non dico nient'altro. Let's go. Su, forza e coraggio, che la vita è un passaggio. Dopo aprile viene maggio. Cioè, non può farci niente. Ok, grande age. Grande age. Ok. Stanno arrivando la gente, ma noi li sconfiggeremo prima perché siamo troppo OP. Giusto? Non è vero? Ok. Mamma mia, Age, potevi stare più cauta, no, eh? Ok, vai. Grande. Perfetto. Ora facciamo così. Possiamo scavalcare, giusto? O no? No, non possiamo. Il gioco ha deciso che non possiamo scavalcare. Non gli possiamo fare la scivolata a sto coso. Che pillole. Però facciamo così, va. E per forza. Tanto, solamente questo possiamo fare. Quindi. Ok, poi. Saltiamo, sempre solita strategia. Uno. E uno, due. Quindi perfetto. Finché fa così è perfetto, eh. E poi. Ti prego. Ti prego. No. E mo? E mo bisogna vedere. Da qui, dai. Cioè, da qui è possibile non prenderlo. Let's go. Oh sì. Manca poco ormai. E ce la possiamo fare. Ok, dai. Per favore, magari se. Allora, ma se non vede. E te pareva. Solo fortuna. Solo fortuna? Probabile, probabile. Non t'azzardare. E guarda te. Però posso colpire. È inspiegabile. Ok. È molto inspiegabile. Come riesco a far sì che. Vabbè. Allora, tu Age ti riporto in vita. Poi spero che con un bel salto. E facendo in poche parole. Bang. E sbang. A lui. Posso avere un'azione in più? No, eh. No, no, no. Non ti preoccupare. No. E chi vuole le azioni in più? Le azioni in più sono brutte. Giusto? Proviamo tipo così. Una cosa del genere. Allora, se io faccio scivolata. Non lo so. Non lo so, ma può darsi che posso fare cose belle, eh? Può darsi. Perché se io attivo questo, innanzitutto. Lo so, è forse un po' sprecato. Può darsi. Ma può darsi di no. Perché? Allora, calcoliamo bene. Calcoliamo molto bene quello che possiamo fare. Andiamo da questa parte. Quindi molto, molto, ma molto buono. Giusto? Sì, vai. 2500 comunque sia. Non è niente male. Poi vai avanti. Può darsi che non abbiamo bisogno. Può darsi, eh. Mi metto avanti con Mario, che magari colpisce soltanto lui. Invece non colpisce. È abbastanza easy questo boss. Il primo boss easy. Diciamo easy. È un modo di dire.
Perfetto. Perfetto. Perché parlo? Mamma mia. Ok. In teoria però possiamo utilizzare gli spark. Comunque sia, che possono aiutarci. Mo non dico che fanno tanto danno, ma possono aiutarci. Age di nuovo è caduta in depressione. Ok. Age di nuovo è svenuta, come possiamo vedere. E io direi che fare così. Puoi fare così. Non guasta, eh. Non guasta minimamente, direi. Non possiamo fare... Ma perché non possiamo fare niente? Vai, proviamo così. E che te posso dire? Niente. Però possiamo attivare pure lui. Quindi molto buono. Let's go. Dovrebbe muoversi Kamek. Si dovrebbe muovere. Non t'azzardare a fare un altro, eh. Non t'azzardare. Ok. No. Ok. E poi? Cos'altro? Sono in panico totale, eh. Dai, dai, non può. Protezione Spark, non ci credo. Mamma mia. Che fortunello. Sì, vabbè. Poi? Non t'azzardare minimamente. Protezione Spark no, eh. Manca solamente Luigi. E dovevo riservarmi il colpo. Ok. Ora o mai più. No, non riesco. E non ci penso nemmeno. Cioè, piuttosto lo faccio sempre da qua. Vai. Non posso fare nient'altro. Un blocco Pow. Faccio. No, 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 no. Ti prego. Abbi un po' di pazienza. Sì, meno male. Non t'azzardare. Mamma mia. Mi sto stressando eppure parecchio, eh. Non si direbbe, vero? Ok, l'importante è che non mi prendono. Fin quando non mi prendono a me mi sta bene. Cioè. Mamma mia. Stress vitale. Ti prego. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti. Vero? Ok. Faccio così. E poi non mi importa niente. Una bella scivolata la faccio per stare rilassato. Ma completamente. Addie Kamek. Ho avuto paura che colpisse qualcun altro. Ce l'abbiamo fatta. Ok, non ci serve per aumentare il livello, ma io voglio completarlo al 100% il gioco, tranne Crepuscolo. E addie, caro amico. Ok. Hai voluto disubbidire al tuo re? Ebbene, questa è la prima lezione. Ok, finalmente abbiamo completato questa cosa qui. Vado a cercare le memorie e poi ci vediamo per un bel saluto. 48 hours later. Può darsi che si trova qua. All'entrata.
È una memoria, l'abbiamo trovata. Ora la seconda non so minimamente dove si trovi. One eternity later. Ed eccolo. L'ultima memoria. Sì. Pensavo di averla presa, invece no. L'abbiamo finalmente presa. E possiamo dichiarare... No. Cosa manca su Terraflorea? Oddio. Allora, stiamo calmi. Le memorie le abbiamo prese. Per forza. Le abbiamo fatte tutte quante. Giusto? Avanzamento, niente. Missioni. Registro missioni. Le abbiamo fatte tutte. Cosa ci manca? Sicuramente dobbiamo andare da Bottegaio. Bottegaio. Dove stai, Bottegaio? Mamma mia. Andiamo qua. Sicuramente Bottegaio, non ci stanno altre soluzioni attendibili. Ci mancherà una skin, forse. E Bottegaio vuole i nostri soldi, lo sappiamo. Cioè, è ovvio, Bottegaio vive di questo. Quindi, ti prego Bottegaio, fai sì che sia semplicemente una skin, perché io non ce la faccio più. Allora, stiamo calmi, salviamo, facciamo una cosa di backup, perché se io in questo momento sbaglio, ci saranno delle cose. Lo faccio qua, nello spazio vuoto proprio, ci dedico una intera cosa, un intero slot, prendo questo qui. E se non è questo, spacco la Switch. Siete pronti? Cosa manca? Giusto. Dov'è? Dobbiamo rifare la prova col tempo. Giusto. Mamma mia. Me lo ero dimenticato. Dov'è Madame Buastrella? Ok, era una cosa stupidissima. Infatti è verde il portale, deve essere d'oro il portale per completarlo al 100%. E noi ci riusciremo. Mamma mia. 9, 8. Vai, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato letteralmente tutta Terraflorea. E nessuno mi può dire niente stavolta. Qui non si è buggato, chissà come mai. Ti odio, Crepuscolo, la città più bella a livello di animazione perché abbiamo trovato Bowser, ma anche la più terrificante perché mi si è buggata. Ok, ora abbiamo completato il 100%, tranne Crepuscolo. Questo qui è Trillatore luminoso ottenuto. Ora non ci resta che fare Terra Proxima Suria, che lo faremo domani. Pronti? Let's go!